Ciao, questa sera sono qui felicissima perché ho un'altra piccola chicca di bellezza da regalarvi sui capelli, per la cura dei capelli. Dato che l'altra volta vi ho parlato di come usare il miglio per rinfoltire i capelli, questa volta vi voglio parlare del risovenere i capelli. I riccioli sono secchi, lo sapete voi, riccioline più secchi. E dopo che fate questo vi verranno i capelli bellissimi, soprattutto se li avete secchi saranno morbidissimi. E ho detto, cavolo, risovenere per i capelli secchi secondo me è fantastico, li lascia morbidissimi, li senti proprio un po' più corposi anche, perché sai, d'estate c'è il sole e secca, il mare secca, poi d'inverno caloriferi, caminetti, tutto secca i capelli, soprattutto se sono ricci. Risovenere li nutre, li lascia morbidissimi, riccio definito, non troppo crespi, ha tolto il secco, sono fantastici. E infatti questa idea, siccome io ho visto che c'era questa crema qui di Bottega Verde, e purtroppo io non ho letto l'inci così bene nel negozio, era in offerta, l'ho presa in fretta, l'ho pagata tipo 7 euro così, so che costava molto di più, e niente, l'ho presa, ho detto vabbè, avevo preso l'olio di arnica, quello invece è molto buono, e poi ho preso anche questa pensando, vabbè, mi sembra la linea naturale, eccetera, e ho detto vabbè, speriamo, arrivo a casa, apro, già ero arrabbiata che non c'era un cosino di plastica un po' più serio che potesse proteggere la crema, no? Cioè ero già arrabbiata per quello, poi l'ho aperta, ho sentito l'odore ed era una roba nauseante, cioè una roba fortissima. C'era, dicevo, la stagnola così sopra, io avevo sentito il profumo dello scrub che era lì aperto in prova, no? Nel negozio, ed era buono, delicato, proprio buonissimo, così ho detto la crema, ho chiesto alla commessa, è lo stesso odore? Fa penso di sì perché è la stessa linea, ho detto vabbè, mi aspettavo una cosa delicata, il riso, sai questi odori qua, amido, invece nauseante, cioè l'ho visto sul biodizionario, c'ha due pallini rossi, comunque sono due allergeni del profumo, appena la metti a me macchia rossa subito sul viso, per cui l'ho lasciata un po' lì da parte, poi effetti collaterali, quindi vabbè, come al solito Bottega Verde, di verde, no, odori così forti delle cose che dalla confezione sembrano naturali, se no magari qualcuna rimane delusa. Quei due allergeni con i pallini rossi sono proprio necessari, boh. Vabbè, basta. Comunque, tornando al risovenere, mi sono un po' documentata di che cos'è il risovenere. L'ho visto al supermercato, subito preso, e vi assicuro che è veramente buonissimo. E ho detto, ma perché non usare direttamente il risovenere? Intanto ho preso questo qui che è così. Poi ha anche un buon profumo, non è come il basmati, però non è neanche come il riso normale. Un'altra cosa da dire sul riso venere è che è l'unico riso che si presta alla cucina crudista, infatti basta lasciarlo in una terrina a mollo nell'acqua per 6 ore dopo averlo prima sciacquato, e quando voi lo andrete a prendere il riso sarà completamente gonfio d'acqua e così si potrà consumare senza neanche la cottura. E cioè, è più buono il riso normale secondo me per la cura dei capelli. E si fa bollire in acqua per 40 minuti, ovviamente non salata, poi scolate il riso, lo mangiate. Quando voi lo fate bollire l'acqua diventa di quel colore, bordeaux. Però ho visto che non lascia il colore, per fortuna, perché sai, non è bionda, lascia il colore, diventa rossa, insomma, il chiaro. Invece no, non lascia il colore, lo dicevo appunto. E quando sono andata a fare la doccia, prima ho lavato i capelli, ho usato lo shampoo con le ciliegie, l'acqua della bollitura per risovenere, come doccia fai da te, l'ho versata su tutta me stessa sotto la doccia e l'ho lasciata lì sui capelli, l'ho fatto prendere i capelli, quindi poco alla volta, così
e un po' anche sul viso perché è un potente antiossidante, infatti l'ho lasciato un po' su e poi l'ho mischiato un po' con il balsamo, sempre anche quello, mi raccomando, verde. Questo è un ottimo metodo, è fantastico. Ovviamente questo si può fare anche con riso normale, però secondo me con riso Venere è meglio. E questo è il risultato, mi sembra che si veda. Morbido, siccome abbiamo lo stesso pelo usiamo anche lo stesso balsamo bio. Insomma, sono morbidi, sono, il risultato è stupendo, a me almeno piace, sono fantastici. Spero che vi sia utile. Se volete potete guardare il video, quell'altro dove parlo di come utilizzare il miglio per i capelli. Io adesso non so se si può mischiare il riso Venere col miglio e fare questo insieme, ma penso proprio di sì. Ah, dimenticavo, vi consiglio di usare questo tipo di spazzola, che sia di legno, così. Queste qua sono le migliori, perché lascia i capelli che sono una favola, assorbe il grasso in eccesso dai capelli, se c'è, e tratta i capelli con delicatezza. E poi queste così non spezzano le punte. Questa lisce, ricce, è buona questa. Quando la uso ho notato che ho meno doppie punte. Se vi piace, se vedo dei mi piace ovviamente voglio fare più video. E se volete iscrivetevi così saprete sempre quando ho fatto un video nuovo. Allora con questo vi saluto, un bacione, ciao!